Salve a tutti cari amici, bentornati su Assassin's Creed Odyssey, Tormento di Hadi, quello che potrebbe essere il nostro decisivo ultimo episodio. Ci troviamo fuori dalla fortezza del Tartaro, ecco qua, eccoci qui, Fermo. e dobbiamo entrare di qua. Vi faccio vedere bene sulla mappa dove siamo, eccoci qua, siamo vicino a questo punto d'osservazione, il cancello del possente, e dobbiamo andare da Eracle, il leggendario. Quindi tutte le missioni sono state fatte a questo punto della trama, tutto il Tartaro è stato Andiamo. quasi esplorato, perché ho ancora una grotta da esplorare che ho lasciato indietro per esplorare insieme a voi. Ed ecco qua. Abbandoneremo il nostro Phobos qui, come vedete c'è la statua di Ade qua fuori. Useremo per l'ultima volta l'armatura dei caduti che ci serve per entrare in questo luogo. Ed eccoci arrivati. E in fondo c'è Eracle il leggendario. Ragazzi, cominciamo l'episodio con lui è girato verso di noi, sarà dura prenderlo alla sprovvista. Sei tu che hai ucciso Cerbero! Quanto mi mancava un bel combattimento! Eracle! Non sono qui per battermi! Mi serve il tuo aiuto! Ho detto combattimento! Mi viene male all'idea di quanta ferita ha. Eccole, o Eracle e le 12 fatiche. Si fanno sentire le 12 fatiche di Eracle. Che male! Tutto frana anche tu come se partiamo con Eracle. Sono riuscito a colpire con la fine della spiaggia, però. Dobbiamo allontanarci da questa zona perché ogni 2x3 franano le cose qua. C'è anche un ciclope, non l'avevo visto l'altra volta. Un ciclope utilizzato. E ovviamente era anche arrivato da solo. I colpi caricati, è inutile dirlo. Un'arena piena di ciclopi ammazzati. Non è ripetitivo come combattimento, ma voglio avere un po' di sicurezza fuori dalla stirpe, quindi, e continuo i colpi concatenati. Sto morendo, cazzi. Dai, cazzi, dai! Dai che ce la fai, cazzi! Colpo circolare che si prende da dietro. Ecco qua. Sai vera che ti abbiamo piegato. Eracle, alzati e diventa l'eroe di cui Ade e la gente dell'oltretomba hanno bisogno. Ed ecco qua ragazzi, otteniamo la mazza maledetta di Eracle e il trofeo immortale, poiché abbiamo portato tutti i caduti nei loro vari posti. Allora, adesso ci rimane solamente un'altra cosa da fare. Allora, non possiamo chiamare Phobos nelle zone vietate, ma speravo almeno che Phobos fosse rimasto qua ad aspettarci, ma niente di che, niente da fare. Allora, usciamo fuori. La fortezza del Tartaro, ragazzi, è gigantesca e ripulirla tutta vi chiederà parecchio tempo, quindi io l'ho ripulita tutta prima perché non volevo giustamente averci a che fare dopo. Ok, ecco che arriva il nostro Phobos.
Abbiamo sempre inseguito per mezza mappa prima di poi salire sopra. Ed eccoci qua, andiamo in direzione dell'ultimo step delle nostre missioni qui da Hades. Allora. Prendiamo le aliere. Ah ragazzi, questi cani ci danno sempre un fastidio incredibile. Vediamo di liberarci in qualche modo. Ok. Allora, dobbiamo andare nell'ultimo luogo per ottenere l'ultima visione del custode, quindi ve la mostrerò ora dov'è la visione del custode. Vedete, 300 metri davanti a noi. Quindi prendiamo la nostra imbarcazione, che vi ricordo sempre un controllo di torsione molto particolare, e siamo nel baratro del tormento, questa zona dell'oltretomba dove, come vedete, eravamo già stati per la missione della Fenice alcuni video fa. Ed eccoci qua, questo dovrebbe essere il luogo. Ok, siamo riusciti a scendere. Trova la visione del posto. Dovremmo aspettarci resistenza qua dentro, sinceramente non me lo ricordo. Cogliamo sempre danaro, soldi. Fare attenzione, meglio non farsi scoprire. Direi di sì, la resistenza c'è sul cane di Ade Luccianti. Luccicosi! Allora, indubbiamente l'unico passaggio è di qua, nella fana del giudizio. Di qua si esce. Allora, stiamo tornando purtroppo ragazzi indietro, quindi dobbiamo rifarci la strada e capire il da farsi. Purtroppo abbastanza, vedete, due passaggi molto uguali tra di loro. O forse veniamo da di qua. Vi sto chiedendo scusa ragazzi, ma veramente di quanto si torna indietro. Guardate, è veramente difficile da girare. Hanno messa complicate in modo che ci potessimo sbagliare a ripetizione. Quindi ragazzi, ho fatto un doppio errore. Purtroppo, Cassandra, sganciati che abbiamo già perso tantissimo tempo. Quindi ora vediamo di non sbagliarci, perché come vedete è confusionaria la zona. E ci mette anche una luce esterna per farci capire che stiamo sbagliando. Quindi niente, per forza ragazzi, la nostra visione del custode, stiamo perdendo tantissimo tempo e ve ne chiedo scusa, ma sto continuamente sbagliando senza processo di causa. Deve essere nella stanza che stiamo continuando a skippare, deve essere qui da qualche parte, ed eccola qui, guardate dov'era. Giustamente ho perso veramente un'infinità di tempo qua dentro, ma non mi ricordavo più che era così difficile trovare. Inganno di attento, questo potenziamento era disponibile nel menu abilità. Allora, allora
Vediamo, ragazzi, purtroppo sto schiacciando anche tasti sbagliati, quindi sto facendo veramente fatica. Allora, non è un'abilità che usiamo, che è tiro devastante, noi non la usiamo, quindi. Ed ecco qui, ingresso per l'oltretomba, la nostra missione è terminata. E abbiamo missioni multiple accettate. Vabbè, le fatiche del custode, quindi parla con Ade. Dopo aver espiato le sue colpe attraverso le fatiche, Cassandra tornò trionfante dal dio dell'oltretomba per reclamare quanto promesso. Completare le fatiche del custode segnerà il termine di questa avventura nell'oltretomba. Ecco qua, ragazzi, quindi vedete, siamo pronti a lasciare l'oltretomba e finalmente fare direzione verso l'Elisir. Allora, la mappa. Sto sbagliando tasti con una frequenza impressionante, signori, quindi purtroppo vi chiedo scusa, ma allora, un teletrasporto vale l'altro. E certo, dovremmo purtroppo sfruttare un viaggio rapido, tra virgolette rapido, ragazzi, per quello che ne, come ne la penso io, per il semplice fatto che fare c'è cioè una serie di su e giù e sali e scendi che arrampicandoci e correndo chiamando Phobos, ci avevo messo tutto l'episodio tranquillamente. Quindi signori, vi ricordo, sul primo canale è finito Assassin's Creed Liberation. E vi sto continuando Dragon Quest. Qua sto mirando a finire questo, sempre con calma. Non è semplice portare avanti due canali con due serie, quindi contemporaneamente. Quindi vediamo. Il Da Fa sta cercando di farvi più video possibili in questi giorni, poiché poi nei prossimi giorni sarò un po' impegnato. Quindi eccoci qua allora. Ok, buttiamoci, gettiamoci a caso nel vuoto. Più e più volte. Da qui in poi dovremmo poter cavalcare con Phobos, se Phobos risponde alla nostra chiamata. Phobos non risponde alla chiamata, quindi dovremmo tartassarlo finché non risponde. No, ecco, forse non potevamo cavalcare in quelle zone lì. No, potevamo, però Phobos non ci raggiunge. Qui c'è una strada battuta, dai. Ecco. Perfetto. Allora, cari signori morti dell'Ade o dell'oltretomba, come volete chiamarvi, è stato un piacere, ma noi dobbiamo fare rotta per Atlantide. Quindi vi saluto tutti, ci prendiamo il passaggio attraverso l'Elisio. O comunque il passaggio iniziale. Passaggio delle anime, ecco, non mi veniva più il termine, in effetti. Vediamo se la strada è quella giusta. In teoria. Ed eccoci. Da dove siamo arrivati, se non ricordo mai il passaggio delle anime, dove abbiamo incontrato Ade la prima volta. Ed ecco Ade che ci aspetta. No, non è Ade. No, era una skin che stava caricando il gioco probabilmente di Ade. Ecco Cassandra, con la parola vittoria scritta in faccia. Dov'è tuo fratello? Non è qui a regolare i conti? Li abbiamo già regolati. Ha perso.
I cancelli hanno i loro guardiani e le anime perse di Caronte hanno trovato la pace. Ora dimmi quello che sai del bastone. Non ti ho promesso nulla. Ho solo detto che ti avrei aiutato ad adempiere al tuo destino. Basta giochetti, Ade. Ho fatto quello che volevi. Avevamo un accordo. Non sei mai stata nella posizione di negoziare con me. La tua vita mi appartiene da quando hai ucciso Cerbero. Potevo chiedere a chiunque di trovare dei guardiani per i cancelli. La verità è che volevo che ti abituassi. Ma di che cosa stai parlando? Oh, non te l'ho detto. Ho un quinto cancello. E tu passerai l'eternità a proteggerlo. È questo il tuo destino. Non mi sono inchinata al cospetto di tua moglie. E non lo farò al tuo. No, certo che ti inchinerai. Ok ragazzi, la boss fight finale di Oltretomba è contro Ade, che ha ovviamente un macellamento di vita. Quindi questo ci porterà è un'armatura soppressiva, Ade. Qui chiama anche le, come si chiama, le sue sfere. Dovremmo trovare anche il tempo per rompere le sfere di aria. È un peccato che debba finire così. Potevi essere un'ottima aggiunta alla mia collezione di eroi morti. Colleziona questo! È una buona cosa che quando lo prendiamo riusciamo bene o male a lasciarlo stunnato per poco. Ragazzi, ho punto una cosa, ho punto una cosa, ho punto lui. Ok, perfetto, scarichiamo di conto tutti i colpi che abbiamo. Tutti voi patetici umani alla fine arrivate qui. Ah, ha usato un nuovo moveset, però la sua energia sta andando giù, anche se continua. Allora, poi non è necessario colpirli perché è sufficiente tenersi la distanza di sicurezza da Ade. Dalle sue sfere. Ultima possibilità. Lavora per me o soffri per sempre. Ho già sofferto abbastanza ascoltandoti.
Allora, colpisco lui o schivo. Quindi direi che è meglio schivare in questo caso. È una battaglia molto di logoramento contro Ade, come vedete, però piano piano va giù, come è giusto che sia. Ecco qua. Non capisco cosa ci sia da ridere. Agisci come se avesse importanza. Ma sarai sempre prigioniera ovunque tu vada. Malaka! Malaka! Victoria, cosa hai fatto? Tutto ok, sotto. Chiudi la comunicazione. Questa storia è andata troppo oltre. Ora spengo tutto. Guarda che ce la faccio. Ma se non sei più in te, ti comporti come una bambina. Ma guardati, non vedi cosa ti fa il bastone? Entrare nei ricordi di Deimos, scatenare il caos nell'oltretomba. È l'effetto osmosi. Ti sta facendo male e devi fermarti. Ridammelo, ora! No! O me o il bastone. Devi prendere una decisione. Dammi il bastone! No! Non ne vale la pena! È per il tuo... Alzati, Victoria! Victoria! No! No! Ci deve essere un errore. Io... No, è stato un incidente, giuro! Non so che mi è preso, io... L'erede dei ricordi non lo farebbe mai. Ma certo! Victoria era mia amica. Non sono stata io. Non ci siamo. Mi serve del tempo. Credi che l'abbia fatto apposta? È stato il bastone, Aletheia. Non sono una persona cattiva. Io non uccido. Nella mia visione, l'erede dei ricordi era lungimirante. La tua reazione è stata al tempo stesso umana e disumana. Temo che non imparerai nulla da ciò che ho creato per te. Io sono l'erede dei ricordi. Posso controllare il bastone. Ascoltami. So come fare. Non sei tu a decidere. Sono io a stabilire se sei degna. Anche se forse è troppo tardi. Va bene. Andrò via solo per un po'. Non lasciare che accada niente, ok? E non te ne andare. Ti prego. Tornerò. Non vado da nessuna parte. Merda. Mi dispiace, Victoria. Ma non posso fermarmi. Ok ragazzi, si torna nell'Animus dopo questa cutscene che ci ha visto menare colpi di bastone di Ermete Trimegisto contro, come si chiama, contro la nostra amica Victoria. Dunque, allora, prima di passare alla prossima fase, ovvero il destino di Atlantide, io vi saluto qui. Se vi è piaciuto l'episodio, mi raccomando, lasciatemi like.
Iscrivetevi al canale per sapere quando continuerà il destino di Atlantide con la nostra 22esima parte e finalmente andremo ad Atlantide nella nostra parte finale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao a tutti e grazie di aver visto il video. Alla prossima.